presentato il 30 ottobre nella sala consiliare del comune di Montepulciano, il marchio d'area Val di Chiana, che si presenta come una garanzia per il consumatore che permette di distinguere i prodotti e i servizi di qualità. La realizzazione tecnica del marchio è stata curata da Qualità e Sviluppo Rurale, società a capitale pubblico. Abbiamo deciso prima come Unione dei Comuni, quindi con il consenso di tutti i 10 comuni dell'ambito che va appunto dal comune di Trequanda al comune di San Casciano Bagni, di intraprendere questo percorso per la qualificazione di un territorio, ma soprattutto la certificazione delle buone pratiche e dei buoni prodotti che questo territorio esprime. Diciamo che è stata una scelta abbastanza coraggiosa, ma è una scelta che tende appunto a valorizzare ciò che il territorio propone nelle sue diverse peculiarità. Mi viene in mente la parte nord con la terracotta, la chianina, l'olio, il vino, i formaggi, le terme, quindi il termalismo con i comuni di Montepulciano, Chianciano, San Casciano, gli etruschi attraverso un prodotto culturale certo del comune di Chiusi, credo che infine anche la ricettività. Abbiamo cercato di mettere insieme quindi le peculiarità di quest'area, certificarne attraverso le buone pratiche la loro realizzazione e soprattutto certificare l'autenticità rispetto al territorio di provenienza. Spesso e volentieri nei nostri territori purtroppo si spacciano prodotti che non vengono da questo territorio, comunque sono copie di prodotti di questo territorio ed anche realizzati in realtà magari in cui l'etica del mercato del lavoro è completamente diversa da quella appunto della Val di Chiana. Attraverso il marchio di area noi quindi vorremmo da una parte valorizzare le nostre esperienze, valorizzare i nostri prodotti tipici, ma soprattutto tutelare anche per quello che possiamo naturalmente attraverso la veridicità i posti di lavoro che ruotano intorno naturalmente a queste cose. I prodotti che sono stati messi sotto tutela da parte del marchio Qualità Val di Chiana sono appunto i pici, l'olio d'oliva, il vino, le terrecotte, i formaggi e le produzioni caseare, ma oltre ai prodotti ci sono anche altre peculiarità nel nostro territorio e sono appunto i servizi alberghiero, delle attività agrituristiche, i bar. E quindi ecco, questi 10 fra prodotti e servizi saranno quelli iniziali, i primi 10. Il nostro marchio non ha i 10 prodotti e servizi bloccati. Ogni qualvolta nell'area si sentirà la necessità di dover integrare con un nuovo prodotto, penso per esempio alla mascina di Montepulciano oppure al ciambellino di Sinalunga, anche questi potranno essere inseriti in quanto appunto è un marchio con i disciplinari di produzione aperti. Ci sono delle regole ben precise per utilizzare questo marchio. Per poter accedere all'ottenimento della licenza per l'uso del marchio sarà necessario ottenere un punteggio minimo sulla scorta di risposte che verranno date appunto da una piattaforma web e appunto queste imprese dovranno avere un punteggio minimo e poi oltre a questo punteggio minimo dovranno anche impegnarsi a un miglioramento continuo per il mantenimento negli anni successivi.